sei con un disco che si chiama Io Sono, ma si dice anche Io Sono Paolo Dolce. C'è tanto di autobiografico in questo lavoro. E poi a leggere la canzone anche Io Sono e Io Non Sono, quindi c'è anche Shakespeareano, diciamo, che cosa, no? Mamma mia. È una raccolta, ma è anche i denti sono tre, inseriti in un percorso che rilegge la tua carriera, rilegge le pietre miliari della carriera di Paolo Dolce. Con una veste elettroacustica, dove per la prima volta nella tua carriera è la tua voce lo strumento principale. Sì, la mia voce più che altro è al centro di ogni canzone, questo sì, ed è la prima volta che ho un disco dove si sente davvero tutta la mia voce, insomma, in tutte le sue sfumature, anche con canzoni poi che a cui ho sempre molto molto tenuto, alcune sono proprio, invece ce n'è una in particolare che è Bambini, che è il mio documento di identità, è proprio il mio passaporto, e quindi mettere la voce al centro per me voleva dire appunto mostrare quello che sono come cantante, come interprete, e mostrare quello che è la canzone, quindi destrutturarla di tutto quel carico anni 90 che queste canzoni si sono messe sulle spalle, quindi togliere quei suoni un po' pesanti, appesantiti da un inizio di tecnologia che, insomma, che per il pop, diciamo, è stata un po' meno male temporanea, ecco. Oggi si ritorna al suono vero di chitarre reali, e con la possibilità, con l'ausilio di una tecnologia assolutamente avanzata e dei suoni assolutamente affascinanti. Questa fotografia vi mostro quel che sono, vi mostro per la prima volta, diciamo ufficialmente, la parte quella più vulnerabile di me, quel lato che ho voluto così nascondere, proteggere, era il più fragile, era quello che era stato colpito, insomma, quello che in realtà forse si è ribellato, ecco, non lo gestivo più, e quindi ho pensato di nasconderlo per tutti questi anni. Sono passati 22 anni da quando ho avuto l'incidente, e non è stato facile arrivare a questo, è stato facile nascondermi, questo sì, però a un certo punto questo nascondermi è diventato un grande peso. Grazie.